Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi video molto breve per chi è alle prime armi col pollaio e ha delle galline giovani, queste hanno circa un anno e mezzo. Ecco, si può ritrovare nella situazione di vedere un tappeto di piume per terra, eccole qui, nulla di preoccupante. È il cambio del piumaggio, è la muta delle galline, guardate. Non è detto che lo facciano tutte contemporaneamente. Adesso vi faccio vedere qualche altro particolare. Ecco, vedete, questa bianca qui sta cominciando a perdere le piume proprio sul collo e tra un po' le perderà anche sotto la coda, già iniziato, e questa è la fase della muta. Ora, in questa fase qui, se la gallina è sana, questa ha un anno e mezzo, la prima volta che fa la muta ed è un po' in ritardo, avrebbe dovuto iniziare un mesetto fa almeno. Ora si ritrova col freddo e con la fretta che la natura le ha imposto di dover iniziare il cambio del piumaggio. In questa situazione, ovviamente, lei si è fermata nel fare le uova perché tutte le energie vanno al cambio delle piume. Ora vedete le piume che ci sono in giro, guardate quante ce ne sono qui. Queste ovviamente poi dovrò toglierle. Ho messo un po' di verdure fresche e ci sono un sacco di piume. È brutto da vedere così, ma è un processo completamente naturale. Se voi vedete le altre invece, quelle marroni, ma soprattutto questa nera, guardate che bella che è. Questa ha iniziato la fase di muta a ottobre circa e l'ha terminato a metà novembre, quindi è stato un mesetto e mezzo anche lei. Ora si è ripresa completamente al pari delle marroni, però la bianca ha evidentemente un ritmo biologico diverso. A questo punto, l'unica dieta che gli si può dare, che è un po' quella solita, però arricchita con un po' più di vitamine e proteine. Allora, come vedete, io do loro verdure fresche tutti i giorni. Queste sono le verdure che abbiamo pulito ieri nell'orto. Hanno le loro granaglie, che sono quelle per adesso acquistate. Dentro c'è il misto girasole. Il girasole è molto proteico. E io in questo momento tendo a dargliene un po' di più, quindi ho qui del girasole e una volta al giorno gli do una manciata di girasole perché a loro piace molto. E così razzolano pure. È importante in questo momento non spingerle per fare le uova. Ci sono dei mangimi specifici, ad esempio l'ovaiola che io ho ancora e sto finendo, non ne comprerò più, ma non glielo sto dando. E ci sono mangimi proteici, come ad esempio quello dei pulcini, per spingere un po' di più, ma a me non interessa. È un processo fisiologico, devono farsi le piume da sole, a costo di avere, vedete, la cova vuota. Questa è vuota da circa 10 giorni, una settimana, 10 giorni, non importa, va bene così. Anche se le altre non sono in fase di muta, si sono fermate anche loro perché fa freddo. Quindi il periodo è questo. Generalmente, come vi dicevo prima, il periodo migliore, almeno quello classico per l'inizio della muta, è da ottobre-novembre. Si sono spostate un po' le stagioni, ha fatto caldo fino a dicembre praticamente. Quindi anche loro hanno spostato il loro periodo di muta da novembre a dicembre. Come vi dicevo, questa nera è iniziata a ottobre, ha finito a novembre, le altre hanno iniziato a novembre, hanno finito qualche settimana fa, la bianca è iniziata adesso. Quindi non c'è una data giusta, è un orologio biologico che hanno loro all'interno del loro corpo. Bene, è tutto per questo breve video, spero che vi sia stato utile. Se siete alle prime armi e trovate il piumaggio per terra, non vi spaventate, cominciano a perdere le piume dal collo, poi arrivano al resto del corpo, soprattutto dietro. Nel giro di poco tempo ci saranno le piume nuove. Lasciate un like, iscrivetevi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.